in realtà, guardate, qua sarò molto lesto, veloce e purtroppo l'episodio è un nulla di fatto, come lo sono stati ormai gli ultimi 3-4 episodi di Spy Family. La prima parte in realtà vi posso pure dire che è bella, perché è stata gestita bene, mi è piaciuto questo nuovo personaggio, ma la vera domanda è, questo personaggio avrà una sua utilità all'interno di questa serie qui? Se sì, buon per noi, se no... è stato un episodio inutile, perché, per carità, io apprezzo il fatto che approfondiscano nuovi personaggi, come è successo nello scorso episodio, è successa una cosa simile, però se sono personaggi che verranno sfruttati in futuro è un conto, se sono personaggi che avranno sempre un ruolo marginale e che non vedremo quasi mai più, è un po' una merda, cioè è un po' una merda. Perché, ripeto, questa parte è stata bella, lui è simpatico come personaggio, non mi dispiace, mi ha fatto ridere, mi è dispiaciuto per lui, è tutto quanto, però è pure collegato con il gruppo Desmond... Però non so sinceramente se lo vedremo tanto più avanti, andando avanti. Stessa cosa in realtà per lo scorso episodio. Nello scorso episodio abbiamo avuto la spia rivale di Twilight che... Raga, sto tizio secondo voi lo rivedremo andando avanti? Probabilmente sì. Avrà un ruolo importante? Farà qualcosa di interessante? Probabilmente no. E questo è il problema. Cioè questi qua mi sembrano tanto personaggi che... Sì, magari li rivedremo pure più avanti. Non è che scompariranno, però... Che non faranno mai un cazzo di utile. Cioè a livello di storia... Mi sembrano proprio dei personaggi filler, non servono a un cazzo. Quindi sì, considerando queste cose, in realtà, regà, per quanto riguarda il voto, darò lo stesso voto della scorsa volta. Perché l'episodio per metà è inutile, cioè non per metà, per un terzo è inutile, su questo ve ne do atto. Però lo scorso non mi era piaciuto... Cioè non lo so, lo scorso era peggio. Cioè la prima parte di questo episodio qua mi è piaciuta di più. La vendetta contro Desmond mi è piaciuta di più dello scorso episodio. Però il problema di sto episodio qua è che c'ha la seconda parte che è un filler inutile. Cioè la parte con gli horror, raga, parliamoci chiaro, è... Vorrei riavere indietro il mio tempo. Non fa ridere, non è divertente. Poi vabbè, ci fanno vedere York che fa cose assurde, ma già ci siamo abituati. Parte anche una insert song a caso che è bella, però non ce n'era bisogno. Quindi sì, una parte proprio inutile. Brutta, brutta, brutta. Sì, io penso di dare o lo stesso voto della scorsa volta, per il semplice fatto che la prima parte mi è piaciuta molto, o 0,25 in meno dello scorso. No, non gli voglio dare 7,5 a questo episodio. No, non se lo merita. Anche se la prima metà è stata bella, non si merita un 7,5. Quindi, considerata questa cosa, regà, io farei... Sì, o 7,25, oppure visto che ci siamo, potremmo pure scendere a 7. Se volessimo proprio fare i cattivi. Ed è proprio quello che farò. Perché... Veniamo da 4 episodi di fila che non sono stati all'altezza, secondo me, di Spy Family. Sono stati episodi... Cioè, non so... Il fatto è che non sono episodi brutti. Cioè, questi non sono episodi brutti. Ma sono episodi che sono inutili. Cioè, non lo so, mi sembra proprio di star perdendo tempo vedendo questi episodi. Non fanno succedere quasi niente dal punto di vista della storia. Cioè, non capisco perché c'è questo stallo. Vi giuro, non sto proprio capendo perché la stanno stallando così tanto. Cioè, sembrano quasi tutti degli episodi mezzi ova, mezzi filler, mezzi inutili, non... anche a voi sta cominciando un po' a stufare? Regà, è normalissimo, sono tutti episodi uguali. Sono tutti episodi uguali. Le stesse gag, le stesse scene, le stesse facce, le stesse cose. È letteralmente la preoccupazione che avevo nel primo episodio. Cioè, la preoccupazione che ho avuto... Dopo che è finito l'arco del terrorismo. All'episodio 4 vi ho detto, regà, ok, va bene tutto, ma famo attenzione, che se continua così inizia a rompere il cazzo, perché non succede niente. Ed è proprio quello che sta succedendo, è da 4 episodi che non succede una beata minchia. E io ripeto, non mi fanno schifo come episodi, assolutamente, però sto iniziando a stufarmi. Se anche il prossimo sarà così, inizierò a scendere al 6. Inizierò ad arrivare al 6, perché non... A un 7 meno, non ce la faccio, basta. Cioè, possiamo continuare con la storia, possiamo andare un po' avanti. Boh, cioè, due episodi vanno pure bene, 3 episodi, ok, dai, fammi 3 episodi pure così. Cioè, questo qua è il quarto episodio. È il quarto episodio simile a tutti di questa tipologia. E che rottura di coglioni. E Dio santo, che rottura di coglioni, però. Boh, non l'ho capita questa cosa, non... Che cosa strana, veramente. Cioè, Spy Family è l'ultimo anime che mi aspettavo, dal quale mi potevo aspettare una cosa del genere. Cioè, non è uno slice of life, non è un anime normale su una vita normale di una persona normale in una scuola. È un anime sullo spionaggio, ci sono le spie, ci sono una marea di elementi che possono rendere la storia interessante. Non capisco perché la stanno frenando così tanto. Cioè, mi sembra proprio che abbiano tirato il freno a mano in Spy Family. Cioè, hanno fatto questa la parte del terrorismo, poi boom, vabbè, dai, basta, sai che c'è, ci fermiamo, basta. Non sto capendo proprio questo approccio, sinceramente. Sono un pochino dispiaciuto.
Spero che interromperanno il prima possibile perché basta, non ce la si fa. Meglio la prima parte, assolutamente. La prima parte è molto meglio. La prima parte è molto meglio. Secondo me è un progetto che vogliono portare avanti per molto tempo e quindi cercano di allungarlo. Ma in realtà sai cosa? A me andrebbe anche bene se questo qui fosse un progetto che vogliono portare avanti a tal punto da tipo, che ne so, farmi arrivare Anya al liceo, farmela arrivare alle medie. Cioè, se questo fosse un anime che dura molto e che mi fa vedere tutte le fasi della gioventù, le elementari, le medie, il liceo, cioè mi fa vedere loro che crescono come famiglia, che fanno missioni sempre più fighe. Raga, sarebbe un anime bellissimo. La mia preoccupazione è che secondo me questo qua è un anime che si fermerà alle elementari, cioè si ferma, forse pure prima, cioè si fermerà a questa missione qui. Cioè io ho paura che Spy Family si fermerà alla missione con i Desmond e poi finirà. Quindi non so se è come dite voi che è un anime che continuerà ad andare avanti così tanto. Sinceramente, non sono così sicuro. Dai, ma cos'è sta cosa? No, ma lacrime di che? Ma nel senso. Cioè, ma allora, chiariamo una cosa. Se Fossette se ne fosse andato per non tornare mai più, mi andrebbe pure bene. Basta che non è morto. Cioè, nel senso, basta che so che è vivo e che c'è la possibilità che potrebbe tornare. Anche perché, scusatemi, ma l'albero nello spazio, ma chi l'ha mandato? L'albero nello spazio l'ha mandato. Dato che Mob non era in grado, è stato Fossette a mandarlo. Quindi io presumo che Fossette sia ancora vivo. E mi viene da pensare semplicemente che questo qua sia stato un addio, perché Fossette ha capito che per risolvere questa situazione dell'albero divino avrebbe dovuto abbandonare Shikeo, avrebbe dovuto dirgli addio. Però non penso ovviamente che sia morto, dai, nel senso. Però sì, cioè hanno voluto rendere la scena il più triste possibile. Effettivamente un po' lo è. Tra l'altro, raga, ma la sequenza di combattimento, quanto cazzo è bella. Diciamo che. Per certi versi mi aspettavo qualcosa di diverso, cioè mi aspettavo un momento più toccante tra i due. Cioè se escludiamo il finale, mi aspettavo che nel momento in cui si parlavano, in questa parte qui, mi aspettavo cose più emozionanti, ecco. Mi aspettavo un discorso alla Reigen, cose del genere. Purtroppo non c'è stato. Cioè questa qua è l'unica cosa che posso recriminare a questo episodio, ovvero mi aspettavo un discorso sullo stesso livello di quello di Reigen. Cioè, ecco, mi aspettavo un episodio sullo stesso livello di quello di Reigen, a livello di emozioni. Mentre non è stata la stessa cosa. Cioè, quello di Reigen a livello di rapporto tra Mob e Reigen mi ha impattato molto di più. Quell'episodio mi ha steso proprio. Questo era bello, però a livello di rapporto tra Fossette e Shigeo, cioè non c'è stata quel twist, quella roba che mi ha fatto, capito, quasi scendere la lacrimuccia, che mi ha fatto proprio. Non lo so, che mi ha emozionato molto. Quindi io continuo a preferire l'episodio. A livello di emozioni, eh? A livello di emozioni, continuo a preferire l'episodio con Reigen. Se vogliamo paragonare le due cose. Però questo episodio era clamoroso perché c'aveva anche delle scene di combattimento bellissime. Veramente bellissime. Fossette ha usato la sua ultima forza vitale per mandare il brocco nello spazio. Ah, quindi. Cioè, quindi secondo te è morto? Cioè, Fossette si è sacrificato per salvare Shigeo e per mandare il brocco nello spazio. Che palle però quando non rendono chiare le cose, a me dà proprio fastidio, cioè non riesco a dispiacermi più di tanto se non mi rendono chiaro se qualcuno è morto oppure no. Cioè adesso che è un po' più sicuro che Fossette ci ha abbandonato, sì, mi spiace perché Fossette effettivamente era veramente un personaggio bello, mi stava molto simpatico, però non lo so, in cuor mio voglio pensare che in realtà non sia morto, cioè voglio pensare che potrebbe tornare, non lo so, non lo so. Sì, che poi in realtà a livello anche di Fossette è. Cioè, non so perché, ma mi aspettavo veramente una roba molto più simile alla parte con Reigen. Cioè, mi aspettavo un colpo di scena o comunque una presa di consapevolezza da parte di Fossette o da parte di Shigeo nei confronti di Fossette che tipo ti cambiava proprio la prospettiva che avevi nei suoi confronti. Invece, in questo caso, chi è Fossette in realtà? È lo stesso Fossette che conosciamo prima, semplicemente abbiamo scoperto che la cosa che vuole realmente è un amico. Cioè, non è che c'è stato. Non lo so, nel senso, sì, c'è stata una parte un po' introspettiva in cui pure lui si chiede: ma io cosa voglio veramente? Tutto quanto. Però non lo so, non mi ha lasciato quello stesso impatto che mi ha lasciato quella parte con Reagan. Continuo a pensare sempre a quella perché è quella che mi sembra più simile a questa parte qua. Quindi, sì, non vi nego che mi aspettavo qualcosa di meglio da questa cosa qua. Cioè, l'episodio è indubbiamente bellissimo, niente da dire. Però, per quanto riguarda questa parte qui il discorso. Il discorso tra Shigeo e Fossette, mi aspettavo qualcosina di più. Detto questo, per quanto mi riguarda, ragazzi, questo episodio. Che voto gli si dà? Che voto gli si dà? Per adesso il voto più alto che ho mai dato è stato 9. Credo di poter tornare tranquillamente a un 9. Se non forse pure un 9 e più. Stavo pensando al 9 e mezzo.
Però non lo so, nel senso, non è, forse un po' troppo alto, 9,5? Boh. Però sì, no, 9, 9 più sicuramente. Cioè non mi è sembrata una morte, se mai fosse morto, non mi è sembrata una morte così di impatto. Il discorso che ha avuto con Shigeo non mi è sembrato un discorso a livello, ripeto, di quello di Reigen. Quindi secondo me era 9,5. Cioè no, no, 9,5 è il voto giusto, 10 non glielo darei. Secondo voi, come mai Mob Psycho è così poco conosciuto? Cioè, io mi aspetterei una popolarità sullo stesso livello quasi di One Punch Man. Cioè, se la meriterebbe Mob Psycho, non ha niente da invidiare a One Punch. Forse perché tratta comunque delle tematiche o delle cose che alla gente media non vanno a genio. Alla persona media non gli interessano questi approfondimenti sui personaggi, questi sviluppi qua, gli interessa più vedere mazzate e basta. Perché i disegni sono semplici per lo stile... Stile di disegni fuorviante, forse sì, forse quello. Ma basti pensare che molte persone manco hanno iniziato Made in Abyss perché non gli ispirava il character design dei protagonisti o perché pensavano che i protagonisti erano dei bambini. Quindi basta pensare questo. Criticare o non farsi piacere una serie per lo stile è una stronzata. Concordo, concordo. No, ma la stronzata più grande è non iniziare una serie per lo stile. Perché secondo me una serie può pure non piacerti per lo stile, è legittimo. Ma non iniziare una serie per lo stile è veramente una puttanata clamorosa. Cioè, ma veramente ci sono persone... che non mi iniziano Made in Abyss perché vedono la key visual. Cioè, raga, ma come? In che universo di divino? Come fa a non piacerti questo stile? Cioè, la key visual è una delle cose più belle. Cioè, dalla key visual si capisce tutto quello che c'è da aspettarti da Made in Abyss. Cioè, si capisce proprio che il tipo di mondo fantasy che ti aspetta, il tipo di anime basato sull'avventura, il tipo di protagonisti, cioè... È anche un bello stile la key visual, cioè è fatta proprio bene. Quindi non, cioè, ci sono molte persone che vedono questa key visual, vedono qualche immagine e dicono no, Made in Abyss non fa per me. Per Made in Abyss c'è un altro discorso, conta che i bambini morti, conta tutti i bambini morti e cose simili, alcune persone non fa piacere. No, 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 ma io non dico quello, io dico che molte persone non lo iniziano, perché non è Made in Abyss, non si capisce, cioè, nei primi episodi non ci sono i bambini morti, non si capisce. Quindi non lo iniziano a priori perché pensano che sia una cazzata, cioè perché in realtà non so nemmeno quali siano i motivi, però non gli piace lo stile. E anche molti amici miei vedevano questa cosa e dicevano nah, ma che stile è? Ma io non capisco, cioè è uno stile magari che gli ricorda anime vecchi? Anime per bambini forse? Cioè è una cosa che ricorda uno stile da anime per bambini? Quindi uno dice vabbè, ma che cazzo, mica mi vedo questa roba che è per bambini? Forse è una cosa del genere? Non lo so, quindi non capisco i ragionamenti di certe persone. Penso che semplicemente siano persone ignoranti. Cioè io non mi fermerei mai allo stile, non mi fermerei mai ai disegni. Al limite lo vedo, poi se i disegni... Perché effettivamente, raga, parliamoci chiaro, lo stile di disegno comunque impatta. Non è che non impatta, perché se ha dei disegni brutti, anche se può avere la storia migliore del mondo, ma se ha dei disegni brutti o uno stile di disegno che a te non piace, ti farà cagare a prescindere. Secondo me questo discorso si può applicare bene, anche se in misura diversa, con gli hentai. Ci sono molti hentai che hanno una storia veramente incredibile, che magari ho visto consigliati da The Anime Man, da Giguk, da Trash Taste Podcast, questi qua... Io ho provato a leggerli, mi fanno sboccare, perché hanno dei disegni che mi fanno schifo al cazzo. Lì, ripeto, è un discorso diverso, perché, come dire, hentai comunque... La componente dei disegni, secondo me, negli hentai supera di gran lunga tutto il resto. Però, sì, cioè, è un discorso che posso capire a tratti, però... Boh, non lo so, cioè, cose strane. Ecco, stesso discorso per Osama Ranking. Stesso discorso per Osama Ranking, che ha uno stile fiabesco o che ricorda magari una roba per bambini. Hai ragione, stesso discorso per Osama Ranking.